Benvenuti nel mio canale di cucina. Oggi prepareremo dei filoncini di pane aglio olive, una vera delizia. Per prima cosa prepareremo un lievitino con 100 g di latte, 100 g di farina zero e 10 g di lievito secco. Mescoliamo questi ingredienti e lo lasciamo nel forno con la luce accesa a lievitare fino a che non si formeranno le bollicine. Ci vorranno circa 2 ore. Dopo aver preparato il lievitino, proseguiamo con la ricetta. Ingredienti: 500 g di farina zero, 300 g di latte, 15 g di sale, 30 g di olio, un cucchiaio di miele e 170 g di olive verdi. Aggiungiamo il latte, il miele e la farina poco per volta. Cominciamo a mescolare fino ad incordare l'impasto. Dopo aver aggiunto tutta la farina, aggreghiamo l'olio e il sale. Amalgamiamo bene questi ingredienti, dopodiché aggiungiamo le olive che abbiamo tagliato grossolanamente e continuiamo fino a che non si saranno incorporate con l'impasto. Chiudiamo l'incordatura e poi ribaltiamo l'impasto sul piano di lavoro. E lavoriamolo fino a che non risulterà ben elastico e omogeneo. A questo punto lo mettiamo in una terrina, lo copriamo con uno strofinaccio e lo mettiamo in forno con la luce accesa a lievitare per 3 ore. Trascorso il tempo di lievitazione, riprendiamo l'impasto, lo ribaltiamo di nuovo sul piano di lavoro, formiamo un filoncino grande e lo dividiamo in 8 parti uguali. L'impasto dovrà pesare circa 140-150 grammi. Ora tiriamoli sul piano di lavoro e quando avremo ottenuto una pallina li copriamo con un panno e li lasciamo riposare per circa 15-20 minuti. Trascorso questo tempo, l'impasto sarà riposato e ben elastico. Ora formiamo i filoncini. Allunghiamoli tirando delicatamente le due estremità con le mani. Poi arrotoliamoli in modo da ottenere dei filoncini di 25 cm. Dopo aver preparato i nostri filoncini, li disponiamo in una leccarda ricoperta da carta da forno. Li copriamo con uno strofinaccio e li lasciamo a riposare per 2 ore. Trascorso questo tempo, spennelliamo i filoncini con acqua e olio. Dopodiché li cuociamo a forno caldo statico a 200 gradi per 20 minuti. Questi filoncini alle olive si possono conservare fino a 4 giorni dentro a un sacchetto per pane oppure congelarli. Vi ringrazio per aver visto il video. Se vi è piaciuta la ricetta mettete un like e condividete il video. Lasciatemi un commento in descrizione e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Io vi aspetto alla mia prossima video ricetta. Ciao ciao da Gianni.